il nostro è un parere oggettivo che si basa su dati e fatti oggettivi. Un bilancio che sconta oltre 50 milioni di tagli o di maggiori spese e nonostante tutto il centrodestra ha approvato in tempi rapidi, ovviamente con la collaborazione delle opposizioni, bilancio 2021 senza aumentare di un centesimo la pressione fiscale per gli abruzzesi. Anzi, abbiamo garantito gli stessi servizi e abbiamo rifinanziato leggi fondamentali per la regione Abruzzo. Abbiamo anche in animo nel 2021 di tagliare circa il 50% dell'IRAP per quanto riguarda le onlus esistenti sul territorio abruzzese. Quindi posso affermare a nome del centrodestra che questo è un bilancio che ha un'anima, che ha una visione concreto e che tiene a cuore le sorti dell'Abruzzo e degli abruzzesi.